cabaret, di cabaret. La bella dama volle trascinar con sé la brigata dei suoi nobili corteggiator in un bal musée di gigolette di malfattor. Nell'arte un losca abominevole gargotte tra i fior del male i cavalieri della notte. La comitiva entrò, lei sola non tremò, una giava incominciava e una pace l'invitò. Questa è la giava rossa che tutta una trama d'amore e di morte, la tua sorte, bella dama, tu la danzi con me. Non senti ad ogni mossa che il gioco è mortale, tu troppo mi piaci, o i tuoi baci o il pugnale, altro scampo non v'è. Dopo una notte di frenetica follia, ella scomparve, in lui restò la bramosia. Ella volle rivederla, cercò, la trovò, ma le finse non conoscerlo, altera passò. La pace furente in una guatola garnì, ella tentando di sfuggirgli lo blandì, astuzia vana fu, e la portò laggiù. Mia signora balla ancora e poi giuro mai più. Senti la giava rossa che tutta una trama di tragica sorte, la tua morte, bella dama, l'hai voluta danzare. E con fulminea mossa piantò la sua lama nel cuor della dama, poi la volle come folle sulla bocca baciar. Ma dama ghigliottina, un'ultima giava ti invito a danzar. Dice alla piccola argentina, tu mami davvero dimmi, allora prendiamo insieme un po' di cocaina. Più libero va il pensiero, il corpo diviene leggero, di voluttà suprema accendersi il cervello, di far sognando di volare in cielo. Ed io che nulla le negavo, che lavoravo di folle ardor, pian piano le dicevo, cavo, se tu lo vuoi prendiamo un po'. Furba, tu dici sempre no, ma si sa che ti va, già tu pensi me lo dà. Pure i colombi fan così, van di qua, van di là, poi si baciano e che fa. Bello è baciar con voluttà, mia nini, bocca a bocca star così. Gira e rigira, biondina, l'amore, la vita, godere ci fa. Quando ti leggo piccina, il mio cuor sempre fa, tichetà. Gira e rigira, biondina, l'amore, la vita, godere ci fa. Quando ti leggo piccina, il mio cuor sempre fa, tichetà. Gira, rigira, biondina, l'amore, la vita, godere ci fa. Quando ti vedo piccina, il mio cuor sempre fa, tichetà, tichetà. Quanti anni pensate che io abbia? Uno per ogni uomo che abbia amato. Sarete che una donna ama un'altra donna, perché l'amore fisico della donna per la donna è il solo che ci dia un'idea della perfezione a cui può giungere il piacere. Ma no, no, no! Nell'amore, come nella musica, se non si è intonati si rappresenta sempre una nota falsa che presto o tardi bisogna cancellare. Padre mio, che devo fare della mia vita? Aspettare. Che chi? L'amore! È colpa mia se ho creduto d'averlo incontrato! È colpa vostra! Non si può dire all'amore che passa, fermati amore! Nicla, Nicla, Nicla! Confusa tra la folla, alla stazione ferroviaria, l'ho stretta freneticamente tra le mie braccia, con la precisa sensazione di ritrovare un tesoro perduto, un amante ritrovato, un figlio scapestrato. Cattiva Sibilla, non mi avevi più scritto, allora sono venuta io. Pare che si assottigli quando parla con quel curioso accento infantile all'albergo. Camera matrimoniale, dormirai con me? Sì, con te. Presto, togliti il cappello, il velo, lo spolverino, voglio vederti.
Acqua, acqua, riempi la catinella e si lava ridendo, battendo i piedi, avvoltolandosi negli asciugamani. Si perde in un singhiozzo. È mia! Vorrei che vivesse solo per me. Sono contenta che qui alla villa non ci siano altre signore, perché se una donna la guardasse come la guardo io, non so cosa farei. Ho creato un nuovo mondo, interniato su due sole persone che si amano. Due donne. Mai Nicla si è fatta così bella per un uomo. Mai io ho presa tanta cura della mia persona come in questi giorni. Ci mutiamo trasfondendoci l'una nell'altra con una sottigliezza che ci conduce verso il più sapiente dei pervertimenti. Avvolgo intorno ai miei polsi l'oro dei suoi capelli e me ne faccio braccialetti vivi e la bacio in bocca. Ma il nostro bacio è troppo breve o troppo lungo. Noi sentiamo, perché siamo due donne, la misura del piacere. La nuova cameriera che lei ha stamani, venendoci a svegliare, è rimasta di stucco trovandoci nel medesimo letto e servendoci a tavola. Ci guardava con una curiosa aria interrogativa, non credo ci approvi, però ci sopporta. Un giorno che Nicla e io eravamo nel salone degli arazzi sprofondati, andate nella medesima poltrona, nella quasi completa oscurità, quando Clelia è entrata accendendo la luce, è rimasta immobile a fissarci. Oh, scusi signora, ero venuta per chiudere le finestre, tornerò dopo. No, puoi chiuderle. Devo lasciare accesa la luce? No, spegni, ha detto Nicla. Siamo rimaste completamente al buio, sentivo il cuore di Nicla battermi sopra una mano e il suo alito sfiorarmi il collo. In terra il tappeto di Smirne si stendeva morbidissimo nella sala vastissima, non lo vedevamo, ma sentivo vicino a me una larga pelle di orso dal curioso odore ferino. Nicla mi soffriva senza parole, col solo fremito di quella carne, dico io sola avevo saputo risvegliare le più sopite, le più ignorate vibrazioni. Mi sono accovacciata sul tappeto di Smirne, stracciandomi lentamente di sulle spalle la seta rossa della tunica che mi rivestiva. Quando mi sono avvicinata alla pelle di orso dal profumo selvatico, una piccola iena furente mi ha chiusa nella sua ferocia. Siamo andati a cena a mezzanotte, che lei mi aveva sonno e ci guardava male, allora io le ho regalata la mia tunica di seta rossa un po' strappata e ho visto tornare sulle sue labbra il sorriso. Ormai la mattina ci lascia dormire. Nicla, gli occhi velati, le labbra molli, un che di languido nella persona che invita alla distruzione. Il desiderio di demolirla mi prende fino all'accecamento. La mia gioia è feroce quando Nicla, bianca come la neve, fredda come il ghiaccio, manca dopo un fremito mortale. I suoi grandi occhi, che mutano rapidamente luce e colore, pare chiedano ancora, che supplichino, che invochino. Nessuno l'avrà come l'ho avuta io. Nessuno la bacerà come l'ho baciata io. Nessuno l'ucciderà come la uccido io col mio amore. Mia, mia, mia! Vedi, Sibilla, oggi ho scoperto due rughe, sono dimagrata, poi divento brutta e non voglio, forse tu mi ami troppo. Oh! Nicla è partita. Nicla, Nicla! Quando in ogni paesello l'inverno viene e la neve il suo mantello vi distende pian piano, abbracciando il mio fardello di cenci e pene, sospirando un ritornello, me ne vado lontano, come rondine vo, senza un nido né un raggio di sol, per ignoto destino il mio nome è lo spazzacamino. Della mamma non ho la carezza più tenera e lieve, i suoi baci non ho, la mia mamma è soltanto la neve. I suoi baci non ho, la mia mamma è soltanto la neve.
ricco giardin. Bar, devemi curare di salvare la moral. Bizzarra vagabonda notte ancor per le strade cuperrava senza un'ombra di timor e chiese a un gentiluomo che passava: scusi, che ora è, signor? La testina ruffatella il buon signor le accarezzò. Sulle due saimonelle quel visino lo turbò. Che sai, non so, che nome hai, fanciulla? E lei rispose: io nulla, nulla, nullino. Cosettina, che fai? Dove vai nella notte così sola? Con tal freddo, mia povera figliuola. Se non hai tetto, se mamma più non hai, nella mia casa un fuoco, un letto, un pane, un cuore avrai. Io avevo una bambina e dalla mamma il cielo volò. Tu ne prendi il posto ed io come lei ti chiamerò. E poi che cosa, il tuo palazzo sarà mio? Certo, allora sì, sì, ci sto. Ma la strada era il suo mondo e a primavera la fuggì e i frugoni basso fondo per trovarla notte e dì, finché una sera in un quartier sperduto intese il suo grido: aiuto! Nulla, nullina, cosettina, son io. Oh, per Dio, gaglioffo, che le fate? Tu che vuoi, giù il coltello, molla, andate. Scomparve il bruto e con ansioso amor il corpicino ormai svenuto gli si strinse al cuor. Nulla, nullina, poverina, ormai che farai così sola nella vita? Ti volevo un gran bene, sei fuggita. Sognai di darti un giorno il nome mio e a dirmi babbo abituarti, invece un bacio e addio, addio. La mamma è morta. Perché è morta? Di fame. Anch'io ho fame, ma non riesco a morire. Sei piccola a 7 anni, io ne ho ormai 9. Guarda, la mamma nella stanza, avvolta dalla morte in un pallore violetto. Il babbo ha forse 30 anni, ma non si può capire. Così, con il volto e le mani cancellati e sgualciti dalle prove e pentimenti che Dio ha avuto cercando di dar loro una vita. Le nostre mani sono tutte un gelone sanguinoso. Ora la mamma non soffre più, avanti, piangete. Sì, lo so che ora non soffre più. Mario, se non smetti di mangiarti le unghie, io lo dico alla mamma. Intanto è morta. E allora? Perché lei è morta non avete fatto i compiti? Sì che li ho fatti. Oggi c'era il tema, eccolo. Oh, leggimelo ma piano, perché voglio cercare di dormire e temo di svegliarmi con le vostre voci. Tema, il leone. Svolgimento. Il leone è il re degli animali. È bello, fulvo, con la criniera di riccioli. È carnivoro, vive nel deserto. I bambini lo possono vedere nei libri al giardino zoologico. Io non l'ho mai visto. Ma vorrei tanto che si mangiasse mamma mia quando mi picchia. Vuoi mangiare? Che freddo! Parliamo piano perché il babbo dorme. Chiara, lo sai che forse moriremo anche noi di fame? Non importa, Mario. Mamma lo diceva sempre che un giorno all'altro si deve morire. A me, sai, Chiara, mi dispiace di non vedere il leone prima di morire. Il maestro ne ha parlato tanto, mi ha fatto venire voglia. Ma prova a domandarlo a Dio, Mario. A Dio gli piace far vedere le cose belle che ha fatto. Ora che mamma è morta ti voglio dire una cosa, Chiara. A me Dio è antipatico, non voglio chiedergli nulla. È un egoista. Ecco, ora l'ho detto. Perché se ci veniva lui a soffrire e a morire sulla terra, non ci mandava suo figlio, povero Cristo? Sì, ma quando uno è Dio non ha mica tempo di voler bene ai figli. Si deve occupare di tante cose. Io ho visto a mamma come gli succedeva. Ci sono tante cose da fare in una stanza, figurati in un mondo. Beh, allora vuol dire che non ammetto
metodo? Perché uno che vuole fare una cosa e la fa con metodo non si lascia prendere la mano. Come lui che voleva fare un mondo buono, gli è venuto fuori tutto un mondo cattivo. Ma questo non vuol dire, Mario, perché per esempio io sono sicura che Babbo Nostro voleva fare due bambini felici e invece ha fatto noi che siamo due bambini infelici. Però certo, lui ci ha fatto con metodo, la colpa è tutta nostra che abbiamo voluto essere infelici. E lui è insudiciato con il sangue dei geloni, babbo. Non ti fa schifo? No! Ecco, e con una sola stretta della mano t'ho già strangolata, piccola. Ti bacerò sulle dita malate. Andiamo, Mario. Sono 3 giorni che i bambini non prendono neppure una goccia di latte. Mario è forte, non si lamenta. Abbiamo lasciato Chiara e non ha detto una sola parola. La luna cala. Mario, non dire che hai fame. Mario, non dire che hai fame. Mario, non dire che hai fame. Anche lui. I bambini non hanno pietà dei genitori. Non si domandano neppure se sia faticoso strangolare un bambino, il nostro figlio, vogliono morire e basta. Ma forse si commuove. Tra poco arriveremo alla città, Mario, allora mangeremo tanto. Voglio mangiare subito anche io, come Chiara. Lasciati baciare sulle 2 guance, come uomini, e dammi le mani, ecco, me le metto intorno al collo. Figlio ingrato, mi fa tanto soffrire con prepotenza pur di appagare il proprio desiderio. Prendi sulla testa, sul volto, sulle spalle. Andiamo. Lo seguo senza piangere, non credo più a mio padre, anche lui è un egoista. Non posso più sopportare dietro di me il rumore dei passi di Mario, figlio egoista. Mario, sei stato cattivo, ma ti perdono. Senti, ti strangolo lentamente perché tu possa sentire quanto ti amo, quanto grande la forza orribile che mi è stata chiesta. Riprendiamo il cammino. Sono come sommerso in un'angoscia dolce. Soffro meno al pensiero di essermi sacrificato per i miei bambini. Ora non mi rimane che uccidermi come agli uomini che hanno perduto tutto. Già, ma io il mio tutto l'ho dato ai miei bambini. Uccidermi sarebbe come rimproverarglielo, pentirsene. Sarebbe crudele e immorale. Invece andrò a costituirmi perché la società lo vuole ed è una cosa abbastanza morale. Ai, sono molto stanco. Omnia secula seculorum. Se lei mi fa dare una zuppa calda, dopo le racconto un bel fatto. Io l'olio santo per un moribondo, uno che andrà a stare meglio. Questo 1929, che annata terribile. La depressione, la crisi, i magnati americani che si fanno saltare le cervella. E poi questo freddo eccezionale. Io ho un panino per fare merenda prima di andare al lavoro. Se vuol favorire. Vede, il signore non abbandona mai. Pensi, il capo del governo italiano ha firmato il concordato con il sommo pontefice proprio nel giorno dell'apparizione della Madonna di Lourdes. Si sbrighi, il moribondo non può aspettare. Su, su, coraggio! Non riesco, ho il complesso! Ecco, la psicanalisi! Una sudiceria! Eppure tutti affollano le sale d'aspetto dei medici alla moda, più che i nostri confessionali. Perché? Perché la carne è debole! Si fanno commentare i loro peccati segreti perché ci provano gusto! Hanno inventato qualcosa? No! La Chiesa l'ha fatto fin dalle origini. Cacciare il diavolo e guarire gli ossessi. È cambiato il gergo. Non si dice più sozzure diavolo, si dice psicosi e supposcio. Fatemi mangiare, fatemi mangiare. Ora come faccio se non so più mangiare? Della radio l'usignol stamattina ha preso il volo, nel suo libero cielo è voluto ritornare. Nella gabbia Filidor rimaneva malincuor, tutti i passeri udendo di fuori cinguettar. Una passeretta lo chiamò, gli disse ci, all'amore non puoi dir di no. E l'uccellin fuggì, non lo stavi ad aspettar, non vorrà più ritornar nel suo volo d'amore d'azzurro verso il sol. Oh, l'uccellino della radio ha preso il volo. Io non sapevo, non conoscevo
che cosa fosse amor. Nella mia vita senza sole, del primo raggio di splendor, puoi tu capire, puoi tu sentire cosa è cambiato in me. E questo palpito del cuore, comprendi tu cos'è? Dicevo al cuore non amar, dicevo al cuore non sognar, perché credevo che l'amore fosse solo vanità. Ma da quel dì che io vidi te, il vero amore so cos'è. Un puro incanto, io t'amo tanto e dico al cuore devi amare. Non amar, non sognar, ma da quel dì che io vidi te, il vero amore so cos'è. Puro incanto, io t'amo tanto e dico al cuore devi amare. Avete ascoltato la voce di Radio Bologna, EIR, Ente Italiano Audizioni Radiofoniche. Sono i quattro moschettieri della radio, il trionfador, tutti li ascoltano volentieri, collezionano con ardor. Se vostra la discordia qualche volta regnerà, basterà San Bucan, Shangalil, Richelieu per non dirti già mai più. Questa è una mania che frenar non si potrà, di collezionar le figurine dei cioccolatini, sono la pubblicità per le donne, uomini e bambine, non più francobolli, quadri o d'altre rarità. Oggigiorno parlano solo, ahimè, padron di casa, Greta Garbo, Alibaba, mille mademoiselle di Fausterie. Scusi, avrebbe un Severino, Marta Balenarei. Se vuol cambiare un Arlecchino, la Marvene le cederei. Guardi, ho la bella sulla vita, che oggi vale 26. Gliela do per Condé, per Nejou, per Tarzan, o il dannato Castellà. Nel ciel di maggio come un formaggio d'Olanda, monda la luna in viaggio ed il suo raggio ci manda questo paesaggio, che miraggio, che sogno, che sogno. Dormi il mulino a vento sotto la luna d'argento, dorme l'olandesino nel suo lettino vicino. Ogni cosa giace, tutto tace, e pace, e pace. Parlano tra loro i tuli, 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 tulipan. Mormorano in coro i tuli, 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 tulipan. Odi il canto delizioso, nell'incanto sospiroso. Parlano d'amore i tuli, 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 tulipan. Deliziosi al cuore tutti i sogni miei ti giungeranno. E di me ti parleranno i meravigliosi tuli, 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 tulipan. Ah,
com'è bella via Margutta, quanto mi rincresce di dover camminare sempre così in fretta, distraendomi dagli aspetti rosati e verdi del muro, dall'albero, dai miei pensieri radi e costanti che mi escludono così la comprensione, la tenerezza del creato per costringermi allo stile sportivo del mio seminario modernamente diretto. Quanto football, quanto studio di lingue straniere. Ora il vecchio parroco mi affida compiti che non affatichino i miei 30 anni minacciati dalla malattia, perché il respiro mi sibila in bocca. E tocca a me rassicurare le malate croniche, le devote immobilizzate, visionarie. E invece mi piacerebbe saper cedere al settembre e all'ora dorata del crepuscolo. Cosa posso offrire come conforto? Solo questo ansito doloroso e concluso e il sudore crudele della mia fronte, non l'ardore di una pietà battagliera, ma l'immagine di un'altra morte vicina. Signora Celeste, Don Basso mi ha incaricato di sostituirlo. Benvenuto, reverendo, ma mi parli subito, non posso più fidarmi di nessuno. Sarebbe gentile se dicesse sia lodato Gesù Cristo e non sparisse. Sia lodato Gesù Cristo. Ah, lei non è sparito. Devo dire che con i religiosi non mi succede quasi mai. Un mese fa c'è stato qui da me il cardinale, vedendolo sarebbe rimasto convinto anche lei. Straordinario, corrocchetto, l'anello, il libro in mano, entrò e si mise vicino alla porta e sorrideva, ma non parlava. Difatti loro parlano raramente, e quando lo fanno dicono: ti ricordi le rose di Tivoli? Vede, reverendo, io a Tivoli sono stata un paio di volte 30 anni fa con i bambini, ma non me ne accorsi neppure delle rose. Pensi che non avevo fatto caso neanche all'albero di via Margutta. Solo dopo molto tempo ho saputo che era verde brillante, forse perché allora c'ero io sola nel mondo. Non posso dire d'aver fatto male, almeno volendolo. Il parroco pensa che peccavo d'orgoglio. La mia suocera diceva che ero pigra, ma la mia pelle, il mio naso, le mie unghie, persino, mi scusi, i miei piedi, non potevo pensare ad altro. Neppure lavare i piatti, pulire i bambini, dar retta a mio marito. Non c'era in tutta Roma una donna meglio di me, nemmeno Lina Cavalieri. Non creda con questo che dessi retta a quelli che mi venivano dietro. No, gli uomini mi annoiavano, non avevo bisogno di loro, mi sapevo a mente. Appena ero sola oppure al buio, pensavo a me come si pensa a chi si ama. La mia pelle, il mio naso, le mie unghie, le mie gambe. Caddi qui sulla scala e mi ruppi spina dorsale, costole, femore, tutto sbriciolato. Rimasi un anno e mezzo all'ospedale. In tutto quel tempo mi salutai, mi misi sotto una campana di vetro. E quando tornai ero un'altra, gobba e allegra. Cucinavo, curavo il giardino, facevo vestiti per le mie figliuole. Pareva che l'altra, la bella, andandosene mi avesse liberata di un debito. Naturalmente a Tivoli non ci andavo, e neanche fuori del portone. Per il matrimonio dei ragazzi sono rimasta qui a cucinare. Mio marito mi ha sempre rispettata, e fino all'anno scorso stavo bene in salute. E ora eccomi su questo lettuccio, dove il mio corpo disegna curve geometriche, incalcinate gibbosità. I primi tempi pensavo tante piccole cose inutili, i dentini del mio primo figlio, l'albero di via Margutta, ma poi sono cominciate le visite, le mie visite. Il medico dice che con un supplemento di carne andrebbero via, ma io non ci credo. Il dopoguerra è difficile. Il 1945 è forse peggio del 40 per chi non può rifornirsi al mercato nero. Ah, dicono che in America hanno una nuova medicina, la penicillina, che guarisce anche tubercolosi e cancro. Sarà vero? Ma io mi chiamo Don Felice, ma non credo alla felicità. È ancora giorno? Sì, la strada è ancora chiara. Sente il rumore dell'incudine, lo stridere degli uccelli, i giochi dei ragazzi. È una sera placida e quasi marina, illuminata di obliqui riflessi splendidi. È vero, il mio letto fluttua nel crepuscolo, pronto a staccarsi. Torniamo a noi, signora Celeste, ma... Oh, scusi. È malato, eh? Sì. Scusi, ma... Ma queste apparizioni hanno forse carattere diabolico, no, o almeno pauroso. No.
possono esservi suggerite da qualche rimorso. No, le ho detto un cardinale, poi c'è un ciabattino, una signora molto anziana che credo sia principessa. Solo una volta tre uomini mi portarono via la lampadina, allora io ho detto la preghiera semplice che mi ha insegnato il parroco e la lampadina è ritornata a posto. Poi c'è la sarta col metro al nastro legato in cintura, il falegname con la sega, una ragazza grassa e spettinata che credo serva all'osteria. C'è sempre qualcuno qui da me. Mio marito dice non è vero. Però lui qui non entra più, ha visto neppure per accompagnare lei. Viene la mia nipote Fabiola per pulirmi e darmi da mangiare, ma si segna ogni tre minuti e scappa via appena può. Queste apparizioni, signora Celeste, la preghiera deve bastarvi ad allontanarle per sempre. Scusi. È proprio ammalato, sì. Scusi, sa, ma la tubercolosi sembrava debellata alla metà del secolo, poi si è alleata col cancro ai polmoni. Già, prego. Sono stanchissimo e le immagini che sempre soffrendone mi vedo scivolare in vano accanto mi accolgono malinconicamente sfatte, lucenti, remote. Ma io non le dico sempre le preghiere. Chi vorrebbe mandare via le sue visite, scusi? Ma cos'è questa luce? Una serranda si è sollevata nella casa di rimpetto. Estremo raggio di sole è accolto e distrutto dalla veranda e di sbieco scende qui. La vedo. La bambina sulla poltroncina rigida, fermissima in un suo rigido segno di grigio e d'oro, coi capelli ricci e il vestito gonfio. No. Non si può dubitare della suavità che sulle tonde guance nei quieti occhi sta raggiando. No, non si può chiamarla, ma solo in silenzio volerle bene. La bambina. Le donne belle dicono sì, le donne brutte dicono no. Se ti rifiuti, bimba, dirò che non sei bella e che sei brutta, penserò. Le donne bionde dicono ma, le donne brune dicono se. Però giurarlo come si fa, se tu sei bionda oppure bruna non si sa. Al chiar di luna intanto me ne andrò, sognerò, canterò, bambine belle a mille troverò e poi le bacerò. Le donne belle dicono sì, le donne brutte dicono no, ma nell'attesa sai che farò, col se, col ma, col se, col no ti pianterò, ma le tue labbra non potranno dir di no, e un dolce sì con un tuo bacio sentirò, e che sei bella, tanto bella, penserò. Che non sa
ascolto non sei tu. Dove sei perduto amore, ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Io tento in vano di dimenticare, il primo amore non si può scordare, è scritto un nome solo in fondo al cuore, ti ho conosciuto ed ora so che sei l'amore. Quella carne così cucinata ai clienti a mangiare lei dà. Tutti dicono è buona davvero, ne vogliamo una nuova porzione. Ma ad un tratto fra quelle persone una voce si sente gridare. È un mercante assai spaventato e il disgusto che prova alla gola ed esclama con tetra parola: caro stessa, venite un po' qua. Io un piccolo dito ho trovato nella carne che è ancora nel piatto. Qui qualcuno ha compiuto un misfatto e ne voglio sapere il perché. Arrivarono lesti gli agenti e la Giulia col volto sbiancato confessare dovette il reato avvenuto per sete d'amore. In cucina trovarono la testa della povera bimba straziata e la madre crudele e spietata fu condotta a diritto in prigione. Addio amore, addio nozze gioiose, quella barbara ossessa ora dice, e pensando alla fine
famiglia infelice, per ti pianti per sempre per me. Scusatemi, venne a sentire, vi farò ridere e gioire, le disgrazie della Gigiotta ve le racconto un po' che alla volta, e per essere vecchia e brutta, una gamba le manca tutta, ma per farsela figurare, tutta di legno se l'è fatta fare, un occhio ce l'ha di vetro, se l'ha dipinto anche di dietro, e per farselo figurare, se l'ha dipinto color del mare, è di carattere di molto stucca, porta in testa la parrucca, e per farsela figurare, col tirabaci se l'è fatta fare, la prima notte che fu sposa, fu una notte dolorosa, il letto era incallito, si rovesciò sull'impiantito, e per colmo di imprudenza, si rovesciò anche la credenza, e per colmo di destino, si rovesciò anche il comodino, la Gigiotta brontolava, il marito bestemmiava, che per farsi ancor più male, cadde addosso all'orinale. Volta un corvo innamorato da far pietà d'una cornacchia bella che era nata nel Canada, ma la cornacchia bella si rideva di quell'amor perché era innamorata di Cecchino il cacciator. È bella 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 la storiella del cacciatore che si mette a far l'amore con la cornacchia tra le ralla. È bella 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 ragazzine venite qua a sentire la storiella della cornacchia del Canada. Fine il matrimonio era tutto combinato, quando un giorno la cornacchia pascolava in mezzo al prato, sul groppone di una carogna e Cecchino di là passò, per il corvo la sbagliò, pum, gli tira e l'ammazzò. È bella, bella, bella la storiella del cacciatore, che si mette a far l'amore con la cornacchia tra le ralla. È bella, bella, bella ragazzine venite qua, a sentire la storiella della cornacchia del Canada. Ci informa del boom delle riviste femminili fatte da uomini, si intende, su quelle pagine rugiadose, vite di sante, vite di attrici elogiative allo stesso modo. Non vogliono dispiacere il grosso pubblico. Oh, questo grosso pubblico, tutti ne parlano come di un bruco, un insettaccio da nutrire con quello che capita, meglio se si tratta di porcherie, vero Don Giuseppe? Con l'arrivo dell'estate e il conseguente alleggerimento del vestiario femminile, ecco il mio articolo, moda e pudore. Le donne devono portare vestiti con maniche che coprano le ascelle, che rappresentano il primo avamposto del pudore, l'ingresso al tempio sacro dell'intimità personale. Se lo dite voi. Le donne sopra il ginocchio non sono accettabili, oh, perché non lasciano margine di sicurezza nei movimenti più semplici, ah, no, come sedersi, correre, salire o scendere le scale. Idem per le scollature, che nel curvarsi aprono fenditure pericolose, o quando la loro abbondanza tocca le propaggini dell'apparato materno. E i pantaloni abbigliamento diabolico? No, sono addirittura consigliabili per certi tipi di lavoro, ma risultano strumento di vanità se troppo aderenti, di colori sfacciati, e usarli in chiesa, no? Complimenti, voi religiosi non rimanete mai a corto di argomenti, anche perché da 2000 anni raccontate sempre la stessa storia. Mentre noi giornalisti del 1960 abbiamo vita difficile, non esistono più personaggi pittoreschi, ricordate le meravigliose puntate scritte dalla dama bianca amante del ciclista Coppi, da Nari Mansadek che si innamorò di Re Farouk vedendogli uscire dai polsini della camicia ciuffi di pelo nero. Che orrore! E poi i loro tentati suicidi, i massaggiatori ciechi, le cameriere ciociare e il toc toc della polizia che viene a mezzanotte a constatare il flagrante adulterio. Oggi più nulla, sappiamo tutto dei personaggi televisivi che ahimè non hanno neppure un angolino di interesse né ci commuovono i parti difficili delle annunciatrici. Almeno c'è la moda, e il cui linguaggio si è fatto così fiorito come se anche con le parole fosse necessario spingere le signore a farsi un vestito di più. Dite
ditegli di sì, si esclama accanto uno spigliato abitino da cocktail. Non ditegli di no, come se dovesse offendersi di un rifiuto. Lo stile serio si addice anche alle ventenni. Lo stile giovane, più che mai congeniale, a chi è soltanto giovane di cuore. Per dire che con una stoffa si fa un abito, si dice il crepe viene tradotto in, insomma, tutto un vocabolario alla ricerca della personalità. Ma chi la personalità ce l'ha davvero, fa a meno dei vocabolari? Un esempio? Sì, sì, le amiche la chiamano così perché lei si sente più l'aria da principessa che quella da sarta rionale. Capelli tinti nero blu, bocca cuore smaltata arancio, abbronzatura con la lampada a quarzo. Io faccio tipo se ho l'aria esotica. Parla un po' a orecchio. La vita è piena di peripersie, ognuno ha le sue fisiche, ogni mese ha le mescolazioni, ogni mattina dà una svista al giornale. Per la sua casa vorrebbe un architetto buongustaio, ma progetti da rimandare alle candele greche. Sto in via Pintirucchio, dice in tono civettuolo la sua casa, è tutta un trionfo di mobili di radica, i pavimenti si percorrono con i feltri sotto le scarpe. Fiori di velluto nel vaso di ceramica cotto e dipinto per lei da un'amica in stile giapponese astratto. Il radiogrammofono si apre impugnando una maniglia a forma di ballerina seminuda e contorta. Il bar si accende non appena si aprono le porticine. Il letto alle rotelle per trasportarlo sul terrazzo nelle notti calde. E il materasso marca sposa sognante contiene 400 molle insacchettate così che vi circola l'aria ed è antiallergico. Il suo discorso favorito, gli uomini. Lui è troppo più giovane, sui 25 anni. Sì, fino a qualche tempo fa tutto andava bene, il ragazzo sembrava affezionato, ma da una quindicina di giorni si è fatto nervoso. Sì, va tutti i giorni a colazione da lei e due volte alla settimana si trattiene anche la sera. Ma è diventato musone avaro, non vuol più portarla a ballare, è sempre più restio a offrirle da bere nei locali pubblici e va via sempre senza ringraziare. Quando sono soli da quella bocca non esce una parola, non dirò affettuosa, ma almeno gentile, che ci vorrebbe la mattina a dire «Buongiorno Sissi, hai dormito bene?» Ma che... Sissi me l'ha detto in milanese, e il tira su il nas e va al CES, perché lui non lo dirà mai, ma lì c'entra una ragazza del suo quartiere, così almeno le hanno rifischiato. A prendere il tè viene un'amica di Sissi tutta da consolare, perché da poco tempo ha perduto il fidanzato in un incidente, allora Sissi cerca di tenere su l'afflitta Mariella. E morto un papa se ne fa un altro, guarda che se di uomini mediocri in giro ce n'è tanti che io non li vorrei neanche morti, ce ne sono anche di prim'ordine, fior di fusti con tutti i loro annessi e consessi. Il tè lo serve come farebbe una madre superiore, con sfoggio di sottocoppe, centrini tutto amide traforo, ogni fettina di limone trafitta dal suo stuzzicadenti, alla teiera è appesa una spugnetta perché non sgoccioli, nel tè che avanza vengono immerse compresse di gazza da mettere sugli occhi a Mariella. Voglio che venga con me da certi amici e deve far la sua figura, le presterò anche i miei orecchini. Fai vedere il lobolo, se il buco non ce l'hai ti darò quella molla a forma di farfalla, non tutto il male viene per nuocere. In ogni situazione è saggio vedere il pro e il cro, perché pace all'anima sua, ma quell'uomo non era adatto a Mariella. Primo, era povero, secondo, di cattivo carattere, terzo, parlandone sempre come da vivo, qualche volta riusciva a essere francamente villano, e quella cosa che una donna non deve sopportare è proprio la villania. Attenta Mariella a scegliere il prossimo, che sia pieno di pensierini gentili, perché uno materiale, cioè villano, potrebbe ricordarle lo scomparso. E a proposito di villanie,
ecco che cosa ha deciso Sissi circa il suo ragazzo, diventato freddo e insolente. Quando domani sera si presenterà per cena, lei si farà trovare pettinata in su col vestito di pizzo bianco scollato sulla schiena. Gli avrà preparato un delizioso pranzetto e poi liquori. Gli parlerà con grazia e alterigia insieme per fargli capire che ha sempre da fare con una vera signora. E la mattina dopo si allontanerà in punta di piedi mentre lui dorme ancora, lasciandogli un biglietto sul cuscino, un cartoncino dall'orlo dorato. Per incompatibilità di delicatezze ti lascio. Sissi, ah, che guazzabuglio il cuore umano, come diceva il buon Lisander Manzoni. Beh, e io che ci faccio qui? Io mi diverto a invecchiare. Vola, colomba bianca, vola, diglielo tu che tornerò. Dille che non sarà più sola e che mai più la lascerò. Fummo felici uniti e siamo divisi, ci sorrideva il sole, il cielo, il mar. Noi lasciavamo il cantiere, lieti del nostro lavoro, e il campanon dindon ci faceva il coro. Vola, colomba bianca, vola, diglielo tu che tornerò. Dille che non sarà più sola e che mai più la lascerò. Riflessione con preghierina. Son qui tra le tue braccia ancora vinta come lei. Gioventù in un supremo anelito, voglio offrirti con l'anima senza nulla mai chiedere. E così mi sentirai così, a vinta come l'Ubera. Perché in ogni tuo respiro tu senta palpitare il mio cuore, finché luce d'amor sul mondo splenderà. Finché mi è dato vivere, a te io legherò, a te consacrerò la vita. Sorriderà per te, sorriderà legata a te. Viene dall'America ed è sopraffina, e nel patto atlantico rafforzerà. Ecco qua. Vogliamo stare a vedere che cos'è questa medicina. Siamo curiosi davvero di sapere che effetto fa. Bravi operai della ricostruzione, lavorate con santa dedizione. Voi nel cuore avete l'ottimismo, non date retta al socialismo. Antixeroftalmica, antipelagrosa, antiscorbutica, antivaiolosa, vitamina. Il pullover che hai mai dato tu, sai mia cara, possiede una virtù. Ha il calore che tu davi a me, e mi illudo di stare in braccio a te. Il pullover ha
sia di te, al profumo che portavi tu, chiudo gli occhi e non ti lascio più. Sai, mia cara, sono tanto solo nell'inverno col suo gelo, mi rimane quest'ultimo tuo dono, un ultimo abbraccio d'amor, d'amor. Il pullover che m'hai dato tu, sai, mia cara, possiede una virtù, al calore che tu davi a me. Ascensore, solo pochi minuti d'attesa. Non me la sento di fare tutte le scale con il mio pancione. Complimenti, signora. Anche lei in visita al Museo Egizio, di solito qui non c'è mai nessuno. Io ci vengo tutti i giorni, mi ringiovanisce passeggiare tra i morti di 3000 anni fa. No, no, sono una giornalista venuta per riferire sull'apertura del nuovo settore museale classico. È tutto da un'altra parte. Ecco, e in cerca di pettegolezzi sull'aborto. Vedo che lei è antiabortista. No, femminista di larghe vedute, ma perdoni, eminenza, se lei fosse incinta, abortirebbe se mai le capitasse un simile miracolo. No, noi del clero controlleremo la popolazione in mille altri modi, fatalmente però eliminando le sporcaccione non più necessarie, tenendone solo qualcuna per i servizi più umili come quelli domestici, finalmente liberi dall'odiosa necessità del connubio. A proposito, sa che un professore dell'Università della Georgia ha annunciato che non esistono motivi per cui un uomo, se volesse, non potrebbe allattare. Davvero? Basterebbe bloccare l'ormone che impedisce nel maschio la produzione del latte. Si placerebbero così certe antiche disperazioni contro la donna procreatrice che hanno illuminato grandi artisti come Euripide. Oh Zeus, perché non hai fatto in modo che gli uomini potessero acquistare nei tuoi templi il seme dei figli e vivere tranquilli a casa propria senza essere afflitti dal sesso femminile? Oppure l'Ariosto, perché fatto non ha l'alma natura che senza te potesse nascere l'uomo? Come si innesta per umana cura l'un sopra l'altro il pero, il sorbo, il pomo? E nei tempi nostri Freud ci ha descritto in due saggi sogni di gravidanza nei bambini maschi. Questi egiziani. Eminenza, pensi un po'. Un loro dio, Atum, generò i suoi gemelli tutto da solo. In che modo? Masturbandosi. Oh, lei è tremenda. Del resto, guardi, il dio creatore della nostra religione cristiana è maschio. E per quanto la televisione ci abbia fatto vedere nel teleromanzo di Zeffirelli che Gesù fu partorito da una donna, si sa che per secoli i paleocristiani ammonirono i fedeli di non venerare Maria, e solo dopo il concilio di Efeso, dopo lunghe diatribe, si accettò il fatto che ella fosse genitrice di Dio. Già, tutta la storia può essere vista anche come una lunga corsa degli uomini a mettere ripari per difendersi dalle donne, non le pare? Ci fu un tempo in cui l'orrore per la donna fu così infuocato che per molti uomini sembrò meno grave l'estinzione della specie piuttosto che avvicinare una fonte di sozzura quale la femmina. Per Saturnino matrimonio e procreazione appartengono a Satana. Per San Gerolamo la maternità è una tumefazione dell'utero. Per Sant'Ambrogio gli uomini sposati dovrebbero arrossire per la condizione peccaminosa in cui vivono. E il Concilio di Trento, 1563, minacciò anatema a chi avesse sostenuto lo stato matrimoniale migliore e non peggiore della verginità e del celibato. Il grande filosofo Origene
non fidandosi delle donne a 18 anni si castrò e convinse alla pia menomazione 6.000 adepti. Un suo discepolo, Valesio, fondò una setta di eunuchi molto attivi, i valesiani, che assaltavano i passanti muniti di forbici per indurli alla purezza voluta dal Signore. E l'amore per la castità scoppiò attraverso i secoli ed ebbe una bella fioritura in Russia. Nel 700 si ebbe la setta degli Skopski, che misticamente si viravano, e nell'800 raggiunsero il numero di 30.000. Oppure un artista votato alla sua genialità, oppure un rivoluzionario immerso nella sua lotta, il celibe è sempre stato il personaggio sospetto per eccellenza. È vero. Non è mai piaciuto neppure ai più accesi sostenitori dei diritti dell'uomo. E con lui se lo sono presa perfino i profeti della democrazia, i padri del progresso, Michelet, Proudhon, Zola. Per forza, uno che non si istituzionalizza nella famiglia, che non scarica la sua pericolosità su moglie, figli e gli oggetti di casa, è il diverso più inaccettabile. So che in America ci sono 4 milioni di uomini soli tra i 25 e i 65 anni di età. Disgraziati! Guadagnano meno non solo degli sposati bianchi, ma persino degli sposati neri direttamente. La lotta per la famiglia è una lotta per la vita stessa. Guardi, Eminenza, anche in Italia l'immagine dello scapolo sta scomparendo. Probabilmente vi ha contribuito la propaganda dell'epoca fascista. Bene. Sa che sul Guerrin Meschino del 27 c'era questa poesiola? Signore e signori, son chiari gli avvisi che die Mussolini. All'acre ciascuno prepari la scorta degli italianini. Bisogna che prima dell'anno 50 40 milioni diventi 60. Purtroppo ci sono uomini che per le disgrazie della vita non hanno fatto in tempo a sposarsi da giovani e lo fanno da vecchi, con donne nervose che faranno loro pagare nei pochi anni che restano la colpa di non essere quell'uomo meraviglioso che si attendevano da 40 anni. Oppure ci sono quelli che continuano a vivere in famiglia con la madre, le sorelle decrepite, si gonfiano, si smollano, diventano di cattivo umore. Dopo una certa età non resistono al fascino del matrimonio neppure gli omosessuali. Oh, sono amanti dell'ordine, conservatori, innamorati della famiglia e dei bambini. Sì, sì. I ragazzi del fuori che ostentano disinvoltura sessuale in pubblico sono pochi rispetto a quelli che tengono alla discrezione. E così, se non si sistemano con un compagno fisso, una brava persona anche lui, amante dell'opera e delle vacanze in Marocco, prima o poi entrano tutti a far parte della maggioranza rispettabile, perché c'è sempre da qualche parte una ragazza buona e paziente che non ce la fa più a rimanere signorina verso i 40 anni. Badie, non è femminile desiderio di redimere quanto femminile bisogno di essere redente dal nubilato anagrafico. E del resto questi matrimoni risultano molto felici, sa? Sereni, indistruttibili. Tutt'al più ci va di mezzo tra i due fuochi qualche garzone di bar, qualche fattorino di salumiere che ha visto in vetrina un giubbino di pelle nera, che deve risparmiare per sposarsi, che non sa dire di no ad una coppia così gentile e così signora. Mi fanno cenno che l'ascensore è stato riparato. Rallegramenti, signora. Laddove le belle donne dell'Eden portavano la foglia di fico, lei ampiamente meriterebbe una corona di lauro. Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che di vita indecente. Quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Il cobra non è una biscia, ma un vapore che striscia con la traccia che lascia. Dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu. Il cobra col sale, se lo mangi fa male, perché non si usa così. Il cobra è un blasone di pietra e d'ottone, è un nobile servo che vive in prigione. Ua, 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 ua. E la dolce d'acqua che l'ombra ti rubò,
poi ora tu sei malata e la mosca d'autunno che hai schiacciata non ti perdonerà. Sull'acqua del ruscello forse tu troppo ti sei inchinata, tu chiami la tua ombra ma lei non risponderà. E la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e ora tu sei malata e la serpe verde che hai schiacciata non ti perdonerà. Allora devi a lungo cantare per farti perdonare e la pulce d'acqua che lo sa l'ombra ti riderà. Per farti perdonare e la pulce d'acqua che lo sa l'ombra ti renderà. Rimanga lì bene in luce perché da che ho la cataratta vedo tutto offuscato. Mi dovrò operare in autunno. Oggi 1980 esiste un cristallino artificiale più sottile di un'unghia. Un tagliettino vendata un paio di giorni mi ha detto il chirurgo che mi restituirà la vista di un neonato. Ma non si diceva che i neonati non ci vedono quasi per nulla. Senza libri le giornate sono interminabili. Ah, ma noi a Villaverde abbiamo un'ottima biblioteca. Io ho 80 anni, lo so che non li dimostro, ma da che è morto il mio Armando sono invecchiata di colpo. Mi ha lasciato un vuoto immenso. Certo, la sua casa è grande, 6 stanze più servizi, secondo piano, ascensore, ha il suo valore. Vedi, l'arredamento è rimasto quello del nostro matrimonio. C'è anche il ritratto di Sua Maestà Vittorio Emanuele III di Savoia, re d'Italia e d'Albania, imperatore d'Etiopia, con la regina Elena del Montenegro. Era monarchico il mio Armando. A volte mi sembra di sentirlo muovere di là nel suo studio. Teresa, un caffè, una spremuta, un bicchiere d'acqua, apri le tende, tira su le tapparelle, cercami un libro in biblioteca. E poi verso l'una, Teresa, è pronto il pranzo. Da che era in pensione usciva poco, mi faceva compagnia sebbene rimanesse tutto il giorno chiuso nel suo studio perché stava scrivendo un libro sulle ville venete. Io cercavo di sfaccendare nel massimo silenzio, ma si sa, a volte una pentola scappa di mano, la finestra, la porta che sbatte, lo sciacquone, l'aspirapolvere, lui si infastidiva. Quando uno è immerso in un lavoro basta un'inezia per perdere il filo. Guardi, a Villaverde i mini appartamenti sono insonorizzati. Persino il telefono gli dava noia, anche la mia voce, nonostante che sussurrasse al punto che i miei figli si allarmavano. Mamma, è successo qualcosa? No, parlo sottovoce per non disturbare il papà che lavora. E tu non lavori? Io, ribatteva Donatella, la mia figliola è sempre stata una rivoltosa. Era l'unica dei 3 che non andava d'accordo col padre, diceva che era un demone.
despota. Figuriamoci un uomo così accomodante. La verità è che mia figlia ha un brutto carattere, tant'è vero che il suo matrimonio non è durato. Ecco, sua figlia mi ha detto che ha già avuto la sua parte di eredità, mentre i maschi vorrebbero realizzare... Ero io che battevo a macchina quello che scriveva il mio Armando. Avevo una scrittura impossibile, ma io riuscivo a decifrarla. Mi faceva piacere ricopiare, mi dava l'impressione che il libro fosse in parte opera mia. Che peccato che nessun editore abbia voluto stamparlo. Ci sono migliaia di libri sulle ville venete. Quando andavamo a Roma, il mio Armando voleva sempre rivedere la Cappella Sistina. Si incantava per ore col naso al soffitto. Roma, Roma, mi piacerebbe tornarci, ma il viaggio è faticoso. Ma guardi che a Villa Verde si organizza ogni mese la gita anziani in vagone letto. Ma che vagone letto? Quando c'era il mio Armando organizzava tutto lui, poi mi diceva: Teresa, prenota l'albergo tal dei tali, vai a fare i biglietti, ritira i soldi in banca. Ora da sola me ne sento incapace, amiche non ne ho. Quando c'era il mio Armando frequentavamo i suoi ex colleghi, ma tra noi mogli avevamo ben poco da dirci. Ma signora mia, i nostri anziani a Villa Verde stringono in fretta amicizie, poi i parenti vengono a trovarli. Le mie sorelle, per carità, hanno i loro mariti, d'estate vanno in una montagna sopra Sondrio dove non fa che piovere. Mentre il mio Armando aveva la passione per l'arte, io ho sempre preferito la musica. Quando ero in Vaticano, come avrei voluto assistere a uno di quei magnifici concerti alla Sala Nervi, ma il mio Armando ribatteva: ma come? Non hai i tuoi dischi a casa, non è la stessa cosa. Nulla può ripagarti della magia di veder nascere la musica sotto i tuoi occhi. Però devo dire che ogni mio compleanno mi regalava un disco. Sì, avrei anche potuto comprarmeli da sola col mio stipendio di insegnante. Certo, lui guadagnava molto di più. Con quello che porti a casa tu potremmo comprarci l'acqua minerale, era spiritoso. Se è per questo, la retta di Villa Verde è una sciocchezza in confronto alle case di riposo laiche. Neppure l'opera gli piaceva, trovava grottesco che i cantanti si sgolassero mentre erano lì a due passi di distanza l'uno dall'altro. No, per lui non scattava la magia della scena. Ecco. Guardi, a Villa Verde, nella sala apposita, una volta alla settimana c'è un concerto e una volta al mese all'opera. Però sì, mia figlia divorziata dal marito, non andavano più d'accordo. E la mia nipotina Angelica, che ha 22 anni, mi ha detto: nonna, io non mi sposerò perché un uomo posso averlo lo stesso. E i bambini, le ho detto, riempiono la vita, sai. Io me la riempio da sola, farà una brutta fine. Già, la solitudine è una cosa brutta. Certo che la sua casa è troppo grande, che se ne fa? Le nostre ospiti a Villa Verde hanno delle piccole suite con mobili personali. Io sono molto attaccata alla mia indipendenza. Mi piace alzarmi presto, sfaccendare, fare un caffè molto forte con tanto zucchero, andare al parco a vedere i bambini che giocano, i cani che portano a spasso i loro padroni. Il mio Armando dimagriva, gastrite, diceva il dottore, ma che tumore. Teresa, una fitta qui, e mi è cascato addosso. Ho sperato di morire anch'io, non aveva senso che gli sopravvivessi. Guardi, a Villa Verde ogni settimana c'è la visita di medici specialistici, perfino il dietologo. La musica mi piace ancora, ma da che non c'è più Armando non ho ascoltato un disco. Mi parrebbe di approfittare della sua morte. Come lui non c'è, io sono qui che mi diverto. Anche al mio insegnamento si era opposto. Quando ho avuto i bambini piccoli ho fatto una vita impossibile. Avevo una domestica ore e avremmo anche potuto permettercene una fissa, ma il mio Armando teneva la nostra libertà, non voleva le strane a tre piedi. Aveva ragione, ma io ero distrutta. Arrivavo a casa tardi, dimenticavo di comprare il pane, il latte, avevo meno tempo per preparargli i suoi piatti favoriti e la casa era trascurata, e lui me lo faceva notare bonariamente. Passava un dito: Teresa mia, non sei più quella di una volta. A volte gli parlavo dei miei scolari meridionali che vivevano accatastati in due stanze senza acqua né gabinetto e a scuola si addormentavano col capo sul banco, ma lui mi ascoltava con un orecchio solo, perché la fabbrica
era in ristrutturazione, aveva noie con gli operai. In confronto ai suoi problemi, quelli dei miei scolari facevano ridere. E a 50 anni ho preso la patente, mi sono comprata una 500 rossa fiammante. Sa cosa mi ha detto Armando? Sei vecchia e daltonica. Mi è venuto il sospetto che l'idea che io me ne andassi in giro per conto mio non gli piacesse. La mia 500, io l'ho fatta vendere. Sì, lo so, me l'hanno detto, ma lei signora quando ne ha bisogno può sempre permettersi un taxi. Voglio dire, con due pensioni, la sua e quella di suo marito. Ma la patente l'ho sempre rinnovata, mi raccomando, un salvacondotto nel consesso delle persone efficienti. Io al volante cantava spacciagola. A proposito, a Villaverde si fanno cori a due o tre voci sacri e profani per tutti i gusti. Quando il mio Armando scriveva il suo libro ero io che andavo in biblioteca per le ricerche, gli preparavo le fotografie, le piantine, gli sviluppi, in modo che lui avesse solo da scrivere. Quando avevo finito di sfaccendare, prendevo la seggiolina bassa, la mettevo accanto al giradischi, appoggiavo l'orecchio all'altoparlante e giravo il volume al minimo. Teresa, abbassa la musica, non riesco a concentrarmi. Più basso di così, tanto valeva spengere, povero Armando. Avevo una pazienza da santo. Io purtroppo ho un carattere indisciplinato. Sa cosa ho pensato, che Dio mi perdoni? Che odiasse la musica perché piaceva tanto a me. Sì, era geloso, mi avrebbe voluta tutta per sé. E questo mi lusingava. E ora niente più musica perché lui non è più qui a protestare. E le persone che abbiamo amato ci comandano più da morte che da vive. Ma guardi che lei a Villaverde... A Villaverde deve dire ai miei figlioli che ci vadano loro. Guardi, questo disco è l'oratorio di Natale di Bach. Sa che nell'orchestra c'è anche Lobo ed Amore, il giradischi e là. Gli spartiti vengono custoditi nell'archivio di Lipsia. Come mi piacerebbe visitarlo. Certo, ora che le due Germanie sono state riunite, dovrebbe essere molto più facile, vero reverendo? Alzi il volume, tanto non disturbiamo nessuno. Splendido, splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Nuova grazie a un bisturi perfetto. Invitante, tagliente, splendido, splendente, paira pa pa para, para pa pa para, paira pa, paira pa. Sono splendida, splendente, io mi amo finalmente. Ho una pelle trasparente come un uovo di serpente. Come sono si vedrà, uomo o donna senza età, senza sesso crescerà, per la vita una splendente vanità. Splendido, splendente, come sono affascinante, faccio cerchi con la mente, mi distruggo tra la gente, molto relativamente, grazie a un bisturi tagliente. Che mi chiama sotto la città,
e se il cuore batte forte non si fermerà. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello incredibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Canto una canzone di Arbasino Carpi, Seguendo la flotta. Ossigenarsi a Taranto è stato il primo errore, l'ho fatto per amore di un incrociatore, ma sono finita su un rimorchiatore. Augusta è stato un altro sbaglio, io che non sono robusta, mi ha vista l'ammiraglio, ha preso la frusta, mi ha fatto anche un taglio. Speravo tanto alla Spezia poter dormire in caserma, invece per un'inezia la cruz mi viene giù dai calzoni, davanti ai piantoni, quindi niente in terra ferma. Nemmeno a Livorno è stato un buon soggiorno, da prima erano tutti lì intorno. Buongiorno, 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 ma quando mi hanno vista in divisa, mi hanno messa sul treno per Pisa. Che brutto, provato di tutto, la Lega Navale, la Corte Marziale, la nave ospedale, il porto canale, il caccia maestrale, ma senza frutto. Poi siccome facevo la ieri,
mi ha sbattuta in quarantena e mi trovo alla Maddalena. Tendita. Il gallo è morto, il gallo è morto, il gallo è morto, il gallo è morto, non canterà più coco di coco da, non canterà più coco di coco da, coco 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 di coco da, coco 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 di coco da, le coche mort, le coche mort, le coche mort, le coche mort, il non sentra più coco di coco da, il non sentra più coco di coco da, coco 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 di coco da, coco 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 di coco da. Era Aristotel, Aristot, vieni il mio crack e coco di coco da, vieni il mio crack e coco di coco da. Noster Gallus es mortus, Noster Gallus es mortus, ille nunca canet coco di coco da, ille nunca canet coco di coco da, coco 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 di coco da.